voglio dire solamente una cosa a mio figlio. Filippo, noi ti vogliamo bene e siamo qua e vogliamo aiutarti. Vogliamo che ci sia la possibilità di ricominciare, o vogliamo che ci sia la possibilità di riaverti qua a casa per trovare una soluzione. Filippo Maio è scomparso da casa a Cortona lo scorso 2 maggio. Da quel giorno la famiglia non ha avuto più sue notizie. Ci preoccupa non sapere dov'è, ci preoccupa non sapere se sta bene, non sapere cosa sta facendo, non sapere se ha bisogno di aiuto, non sapere se si trova in una situazione di necessità in cui magari lui non ha la possibilità di mettersi neanche in contatto con noi, se mai dovesse aver bisogno. Lui attualmente non ha molta disponibilità, almeno quando è partito non aveva molta disponibilità di soldi e poi. Sì, può essere appunto che sia senza un documento, senza il cellulare sicuramente. Il ragazzo 21enne si è allontanato dopo aver avuto una discussione in famiglia. L'appello della madre adesso è rivolto anche a chiunque possa aver notizie del figlio. Se è in difficoltà, chiedere semplicemente se ha bisogno di una mano, se ha bisogno di aiuto. Questo noi vogliamo sapere. È la cosa più importante, sapere se lui in questo momento si trova in bisogno di aiuto. Filippo Maio è alto 1,70 m, ha i capelli neri e gli occhi castani. Al momento della scomparsa indossava una maglia a collo alto nera, una felpa grigia con il cappuccio e dei pantaloni verde militare. Il giovane frequentava spesso la zona di Arezzo, ma potrebbe essere andato anche verso altre province. Può essere fuori dalla provincia d'Arezzo, può essere in Umbria, può essere nell'Alta Toscana, potrebbe essere nell'Emilia Romagna, potrebbe essere ovunque, non lo so, ovviamente, perché se uno riesce a montare su un treno, certo che in effetti anche con tutti i controlli che ci sono ora, ma io non lo so. Per cui spero di avere presto notizie e spero di ricominciare un'altra strada.